Buonasera a tutti quanti voi che ci seguite sui social, buonasera ovviamente a tutti quelli che invece ci seguono su Italia Cable e Media Sud. Benvenuti ovviamente alle riflessioni, o riflettiamo per meglio dire, sulla Serie B, nostro consueto appuntamento settimanale. E allora abbiamo tanti ospiti, tantissimi argomenti, senza perdere tempo andiamo, anche perché abbiamo l'immediatezza della diretta, perché ci sono stati anche dei recuperi, non perdiamo tempo, cominciamo a dare i numeri ovviamente per quanto riguarda subito i recuperi che ci sono stati. Riguardavano la seconda giornata: Lecco e Spezia 0-0, Palermo batte Brescia 1-0, gol vincente di Koulibaly nel primo tempo al 27esimo, espulso nel finale l'allenatore del Palermo Eugenio Corini. Per quanto riguarda invece quella che è stata la 12ª giornata giocata tra sabato e domenica scorsa, Bari-Ascoli 1-0, a Catanzaro Modena batte Catanzaro 2-1, Cosenza e Feralpi Salò 1-1, poi Pisa e Como 1-1, a Terni Venezia batte Ternana 1-0, costata la panchina a Lucarelli, subentra Breda, Cittadella batte Brescia 3-2, Sampdoria batte Palermo 1-0, domenica invece Cremonese batte Spezia 3-0, Parma su Tirol 2-0, Reggiana e Lecco 1-1. La classifica aggiornatissima, grazie ovviamente ad Andrea Doriani dalla regia, il Parma comanda con 29 punti, Venezia 24, vedete risale il Palermo terzo in classifica adesso a 23 punti, Modena 22, Catanzaro 21, Cremonese 19, Como 18, Bari 17, poi su Tirol, Cosenza e Cittadella 16, Reggiana 15, Brescia, Pisa 13, con 12 punti l'Ascoli, a 10 la Sampdoria che è penalizzata di 2 punti, il Lecco a 9 con lo Spezia, Ternana e Feralpi Salò chiudono a 6 punti. Chiaramente Lecco, Brescia, Sud Tirol e Como hanno una partita in meno. Un'occhiata anche a quella che è la classifica dei cannonieri, che non cambia neanche dopo i due recuperi: coda in testa della Cremonese con 8 gol, Casiraghi del Sud Tirol con 7 gol, per l'appunto Casiraghi del Sud Tirol a 6, Benedictas e Men del Parma a 5, Pedro Mendes dell'Ascoli, Van de Putte del Catanzaro e Borini della Sampdoria a 4, Odogu del Sud Tirol, Brunori del Palermo, Pierini del Venezia e Cutrone del Como. Questi sono i numeri. Andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera. Grazie ad Ezio Fanticini da Reggio Emilia, corrispondente della Gazzetta dello Sport, anche vecchia conoscenza del resto del Carlino. Grazie Ezio e benvenuto a Riflettiamo sulla Serie B. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. E allora con lui parleremo della Reggiana, che è il prossimo avversario del Cosenza. Vado dall'altra parte dello stivale, praticamente nella città dei Bruzzi, nella città dei fratelli Bandiera. Renzo Andropoli, per la prima volta ospite di Riflettiamo sulla Serie B. Buonasera Renzo e benvenuto. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. E allora l'immediatezza della diretta, quella di avere anche un grande amico a Lecco, dove si è giocato questo recupero tra Lecco e Spezia. Pietro Diodati, buonasera, grande occasione persa per il Lecco. Buonasera innanzitutto a tutti. È un'occasione persa per il Lecco, perché poteva un pochettino lasciare le sabbie mobili della bassa classifica. Purtroppo una partita dai due volti, nel senso che poteva vincere tranquillamente, come poteva perdere negli ultimi minuti finali, quando il giovane Caldirola ha fallito l'occasione. Eravamo al 92esimo, per cui una partita che il Lecco poteva tranquillamente vincere, soprattutto nel primo tempo, quando ha schiacciato
i Liguri nella propria metà campo, anche se anche lo Spezia ha avuto due occasioni. C'è stato un gol annullato giustamente perché era in offside, sì, fuori gioco. Gabrielloni. Guglielmotti era in fuorigioco, che poi dopo ha crossato e c'era stato questo gol. Comunque ecco, il Lecco ha buttato al vento, veramente il centravanti ha buttato al vento un'occasione proprio nitida, Novakovic, clamorosa. Io in tribuna stampa con un collega di La Spezia, parlando con lui, poi dopo mi è venuto in mente una famosa citazione di un grande giornalista del passato, di Gianni Brera, quando chiamava il centravanti del Milan, non so se vi ricordate, lo sciagurato di Calloni. Egidio Calloni. Mi è sembrato quella conclusione da Calloni. Da Calloni, vabbè, era talmente... è stata talmente clamorosa, anzi utilizzo il superlativo assoluto, clamorosissima. Ha buttato proprio alle ortiche, come si suol dire. Pietro, comunque un punto che muove la classifica è l'Ecco, che comincia a prendere consistenza anche dal punto di vista del gioco. Io la partita l'ho vista, mi alternavo a guardare Palermo-Brescia, che era l'altro recupero, e diciamo che questi due risultati, comunque, non so se conferma Renzo, intanto non lo voglio tenere in preview, lo faccio entrare chiaramente Michele Scorza, che è il presidente di quello che sarà inaugurato domenica, il club intitolato a Gianni Di Marzio da parte dei tifosi di Spezzano e San Lorenzo del Vallo. Grazie Michele Scorza e buonasera. Buonasera a tutti e grazie a te per l'invito. È un piacere, come vedi, tu da Spezzano, Pietro, originario di San Lorenzo del Vallo, non ci facciamo mancare assolutamente nulla. Vado subito e chiedo ad Ezio Fanticini e anche a Renzo Andropoli, io l'ho vista così, questi due risultati vanno bene, credo, sicuramente per il Cosenza e anche per la Reggiana, guardando la classifica. Cosa ne dite? Parto da Ezio per dovere di ospitalità. Grazie, ma io credo che sia un discorso corretto. La Reggiana ha l'obiettivo di una salvezza il più possibile serena, togliendosi qualche soddisfazione, quindi finché ha dietro più squadre, voglio dire, ben felice, insomma, che nessuno sprinti, no? Abbia sprint. Per quanto riguarda il Lecco, io l'ho visto domenica e devo dare un giudizio, direi, positivo. Il Lecco è una squadra che, reduce dalle vittorie di Pisa e di Palermo, che sono chiaramente molto significative, ha fatto una partita, non dico spregiudicata, ma aperta, mostrando dei valori, mettendo in difficoltà la Reggiana. Poi è chiaro che gli episodi sono sostanzialmente determinanti. La Reggiana ha preso due pali, a Sevista negare un rigore nel terzo minuto di recupero, che era, direi, piuttosto netto, però questo non toglie i meriti al Lecco, che evidentemente sta prendendo, come dicevi giustamente tu, confidenza con la categoria. È chiaro che partire nel contesto del Lecco è complicatissimo, perché questa è una squadra che fino al 29 di agosto non sapeva il suo destino, e quindi mi sembra di capire che, pur con una partenza molto complicata, stia comunque, insomma, trovando una dimensione. Renzo, questi risultati... Sì, ovviamente sono risultati che fanno comodo, vai. Quando si pareggia, le squadre che stanno sotto, nessuno vince, è sempre bene per chi sta in questo momento in una situazione di classifica che non è né meravigliosa, ma nemmeno sofferenza come quella del Cosenza. Devo dire che sono contento che abbia vinto il Palermo, perché il Brescia adesso è alla terza sconfitta consecutiva e probabilmente c'è aria nuova anche sulla panchina bresciana da qui a qualche giorno, così almeno questi sono i rumors che arrivano. Si sentiva una stampa d'angelo.
Ecco, vedi, c'era D'Angelo in tribunassa, quindi vuol dire che insomma questa cosa sta terza sconfitta consecutiva in Serie B quando si perde di fila tanto è brutto segnale, brutto segnale. È un paradosso, no? Cioè, il Palermo che nell'ultima giornata dello scorso campionato si fece rimontare per 2-2 e salvò il Brescia perché anche se poi il Brescia ha perso i playout con il Cosenza, per effetto del caso Regina si è salvato, altrimenti si sarebbe salvato il Perugia, no? Perché il playout è fatto col Cosenza e il Perugia. E invece adesso questa vittoria del bresciano Corini salva chiaramente sicuramente la sua panchina, perché un passo falso oggi del Palermo, anche un pareggio secondo me non sarebbe stato digerito dalla Sì. Sì. piazza e dalla società, credo. Un vostro parere, comincio sempre da Ezio. Ma vedi, cioè, bisogna considerare chi c'è a Brescia, sulla plancia, a Brescia c'è Cellino, quindi cioè, io credo che abbia tenuto Normale. botta anche troppo l'allenatore di adesso, insomma, no, adesso al di là di questo è un, sì, insomma, è una piazza ed è soprattutto un interlocutore, un presidente che non ha mezze misure, dubito che continui ancora con questa gestione, dubito insomma perché non è nel suo carattere, poi sai, al mondo può succedere di tutto. Cosa ne pensi, Renzo, di questa situazione? Sì, a Palermo già era sulla graticola Corini, alcuni passi falsi non erano stati digeriti dalla piazza, ma neanche da lui, perché ancora parla della sconfitta subita col Cosenza a distanza ormai di molte settimane. Quindi questa vittoria sul Brescia lo tiene a galla ancora sulla panchina, però bisogna vedere perché se il Parma scappa e il Venezia insiste, per il Palermo si fa dura. Perché lì davanti ci sono queste tre squadre che hanno qualcosina in più rispetto al lotto di quelle che inseguono, in particolare il Venezia. Io vedo molto, molto bene la squadra veneta. Il Parma, secondo me, farà campionato a sé, già ha preso un bel margine. Però la Serie B la conosciamo. Questi periodi sono ancora molto interlocutori per tutte le zone della classifica. In coda già si muovono tutte quante, anche il Feralpi ha incominciato ad ingranare. Quindi c'è sempre da soffrire e sempre da aspettare prima di dare giudizi definitivi. Però in testa il Parma qualcosina in più sta facendo vedere. Pietro, il tuo parere. Allora, secondo me il Parma ha una marcia in più, su questo siamo d'accordo. Penso che farà un campionato a sé, come diceva anche Renzo, e sarà la protagonista del campionato. Io vedo bene anche il Venezia, e siccome il campionato è lungo, secondo me qualche altra squadra, qualche big, come la Cremonese, e anche secondo me il Bari, anche il Bari potrebbe avere delle chance perché è un campionato molto strano, lungo, snervante, per cui qualsiasi squadra potrebbe poi dopo prendere appunto giocare bene, ecco, e il Bari secondo me potrebbe con la piazza che ha potrebbe dire la sua. Il Palermo si è rimesso in carreggiata. Io pensavo che saltasse Corini, per cui ecco, anche il Palermo è una delle candidate. Poi dopo la Palermo ha un Sampdoria, gran bell'organico, a mio modesto parere. Volevo ma sentire anche perché la Sampdoria beh, ma sicuramente, potrebbe sicuramente. rientrare in questo novero di candidate alla Serie A. Per cui è un campionato lungo, Difficile. togliamo il Parma, le altre possono tutte rientrare, secondo me. Volevo sentire il parere di Michele, perché noi ci consideriamo addetti ai lavori, no, però a volte non è che siamo la bocca della verità. Come la vedi tu da tifoso, cioè Michele, questa situazione di questo campionato? Comunque resta sempre un campionato difficilissimo, con due vittorie balzi in alto, con due sconfitte precipiti in basso. Come la vedi tu? Io la vedo, penso che il Parma sia la squadra, diciamo, la squadra da battere quest'anno.
il Parma. E poi ho visto la Cremonese, un'ottima squadra. La Cremonese, a mio parere, finora è stata la squadra che è, dopo il Parma è la migliore come qualità di gioco, come tutto. Per quanto riguarda il Cosenza, è solo un momento di appannamento. Qual è la tua idea dopo il pareggio con la Feralpi? Sì, il Cosenza è una squadra costruita, diciamo, è un progetto che parte da quest'anno. È un'ottima squadra, a mio parere. Abbiamo un attacco che quest'anno non ci può dire niente nessuno. Logicamente siamo ancora all'inizio, i giocatori si devono un po' amalgamare, giocare un po' insieme. Ci vuole un po' di tempo per vedere i risultati, perché inizi di novembre. Risultati ancora non ne vedi, anzi, dobbiamo essere contenti noi tifosi per il posto di classifica che abbiamo e per i risultati che abbiamo ottenuto Sicuramente. finora. Sì, io Pensa che secondo me per vedere il Cosenza bisogna aspettare dicembre. Allora là poi ci possiamo divertire, a come la ecco, vedo pensa io. che se il Cosenza avesse ottenuto i 3 punti con la Feralpi, Sì. avrebbe già raggiunto e superato quella quota che avevamo totalizzato l'anno scorso in 19 partite nel girone d'andata. Ma siccome io poi alle 22 ho promesso ad Ezio e anche a Pietro di liberarli, poi noi parleremo con Michele, anche con Renzo, non solo del club, però dobbiamo fare gli auguri a un personaggio storico di Cosenza che ha compiuto gli anni lunedì scorso. Ecco, la seconda parte la dedicheremo soprattutto a questo. Allora io volevo far sentire ad Ezio e anche chiaramente agli altri ospiti una domanda che io ho fatto dopo la prima giornata di campionato, dopo la sconfitta di Cittadella, al tecnico della Reggiana Alessandro Nesta, su quale poteva essere il ruolo della Reggiana in questo campionato. Mi sarebbe un campionato difficile, lei lo conosce perché ha già allenato in Serie B. Che ruolo potrà giocare la Reggiana e se lei ha delle squadre, anche se siamo la prima giornata di campionato, che magari ha qualche idea di qualche squadra che farà un campionato a sé oppure che lotterà per retrocedere? Cioè, la Reggiana che ruolo secondo lei può giocare in questo campionato? Ma dipende da noi, abbiamo le qualità per fare un campionato così buono. Poi vediamo se un gran campionato sufficiente, dipende da noi. La Serie B l'anno scorso, il retrocesso del Benevento è stata una squadra che splendono, che Perugia, fanno Brescia. Perugia e per Brescia, perciò la Serie B non può fare pronostici, bisogna mettere giù la testa e andare a 2000 all'ora. Questo era Alessandro Nesta. E allora, Ezio, che Reggiana arriva a Cosenza? Arriva una Reggiana, direi in fiducia, una Reggiana che ha trovato nelle ultime partite soprattutto una sua identità, è in serie positiva da 4 gare, dopo la partita di Terni che è stata veramente una parentesi buia, ma di buio proprio notevole. Ecco lì, dal Bari in poi si sono visti i progressi, la quadratura della formazione. Nesta è, direi, molto, molto realista, molto umile, non regala mai delle dichiarazioni anche ad effetto, non regala titoli, molto, molto, come dire, anche al limite qualche volta banale, però ha un tratto garbatissimo, educato, è stato un campione di grande spessore, ma non lo fa pesare mai, assolutamente. Io vedo, mi sono trovato per dire a Como, negli spogliatoi, facevano a gara per fare i selfie con lui, no? Per dire, no? Cioè, gli inservienti, gli addetti, no? E lui disponibilissimo, no? Che dopo la partita magari insomma, un po' di adrenalina in eccesso c'è. Quindi è una Reggiana che sta trovando una dimensione sempre più precisa. Avesse battuto il Lecco, sarebbe come poi il Cosenza, se avesse vinto il Cosenza sarebbero nei playoff, però il ragionamento che faceva Pietro è ragionamento correttissimo, è lo stesso Renzo. Cioè, questo campionato di B è dannatissimo, è un campionato, secondo me, spettacolare di
cioè che non ha nulla a che spartire con la Serie C, quindi godibilissimo, però di altissima difficoltà, con appunto poche partite ti possono lanciare in orbita, ma altrettante ti possono deprimere e portare chissà dove, proprio in fondo. Quindi occorre equilibrio, che è un termine che nel calcio, secondo me, è praticato molto, molto poco, però Nesta lo sta mantenendo. Ecco, quindi è una Reggiana che verrà, ecco, una Reggiana che se la gioca sempre. Solo a Parma era tra l'altro il 2 settembre, il mercato era finito il 1 settembre, quindi nell'ultima settimana la Reggiana ha acquistato 8 giocatori, nell'ultima settimana del mercato, quindi era una Reggiana così, una Reggiana un po' precaria. Ecco, lì è stata una Reggiana, diciamo, molto più accorta, però in contropiede ha rischiato pochissimo, perché a parte un salvataggio di Pettinari, il Parma ha spinto ma contro un muro. Quindi è una Reggiana comunque che verrà a giocarsela, e la filosofia partita dopo partita. Però ecco, questo è un gruppo che sta cercando di creare una bella realtà. Chiedo a Renzo invece che Cosenza dovrà essere, perché è chiaro, Renzo, poi nella seconda parte ne disquisiremo meglio, lavandoci un po' i panni in casa nostra, no? Questo pareggio è stato davvero brutto, quel secondo tempo con la Feralpi, cioè il Cosenza sembra essersi smarrito a pari della sua punta di diamante Gennaro Tutino, che da fine agosto non trova più la via del gol. È vero, ha preso 5 pali, ha creato diverse occasioni, però purtroppo diciamo che forse è il periodo, perché se non ricordo male nelle ultime stagioni con Zaffaroni e con Dionigi, proprio in novembre abbiamo conosciuto il periodo più difficile, così anche con Caserta, Renzo. Beh, speriamo allora che questo novembre passi in fretta, anche se abbiamo 2 appuntamenti troppo importanti in questo mese, per cui cioè, bisogna rimboccarsi le maniche. Diciamo che il Cosenza, più che il risultato con la Feralpi, perché poi bene o male un pareggio è sempre un risultato da prendere come buono, è la prestazione che ha fatto storcere il muso, perché un secondo tempo in quel modo è stato veramente brutto, insomma, da vedere. Non abbiamo creato assolutamente nessuna difficoltà alla squadra avversaria, che anzi ci ha messo in notevole difficoltà con le ripartenze, dove ha creato molte occasioni da rete e dove ha preso una traversa clamorosa. Basti pensare che la Feralpi ha avuto la possibilità di calciare verso la porta ben 19 volte, che è un numero impressionante per una squadra che gioca in trasferta. Questo per testimoniare che il Cosenza non era proprio la sua giornata migliore, quella vissuta sabato scorso. Però il Cosenza viene da 3 partite dove il gioco non è stato brillantissimo: a Genova con la Sampdoria, anche con lo Spezia e in particolare con la Feralpi il gioco è stato veramente bruttino, per cui io penso che Caserta debba lavorare e debba anche prepararsi un piano B per le partite, perché quando non va bene uno schema deve essere capace di modificarlo e di proporre una cosa diversa alla squadra avversaria, perché il Feralpi ci ha studiato bene, si è messo lì senza aggredirci, senza venire ad incontrarci nella nostra metà campo, ci ha fatto giocare i due centrali difensivi che avranno scambiato forse 700-800 volte, ma poi quando noi buttavamo la palla avanti le seconde palle erano tutte degli avversari, e con quelle seconde palle ripartivano ad una velocità spaventosa, ci hanno messo in una difficoltà inimmaginabile, sugli esterni hanno fatto quello che hanno voluto. Cioè, questo vuol dire che bisogna prepararsi anche un piano B per le squadre avversarie. E allora, Ezio, prima di salutarti, di ringraziarti per la tua partecipazione, è gentilissimo, no? Secondo te la Reggiana cosa deve temere, cioè, del Cosenza? È vero, tu hai detto, a me sembrano 2 squadre che si assomigliano, almeno da quello che ho potuto vedere, cioè 2 squadre che comunque vanno in campo per giocarsela, cioè non sono squadre che partono per dire la preparo così, e aspetto l'avversario, cioè ognuna delle 2 secondo me vuole imporre il proprio gioco, però quando finiscono per non riuscire a farlo cadono nella ragnatela dell'avversario. Bravo. Sì, io ho notato delle cifre, insomma, guardando
e vedo che dei 12 gol che il Cosenza ha subito, 11 li ha subiti tutti nella ripresa. È vero che nel finale il Cosenza ha fatto dei gol straordinari, no? Quello di Canotto, Mazzocchi, insomma, per dire, no? Quindi cioè, non c'è la sindrome, diciamo, degli ultimi minuti, però questa tendenza nella ripresa a subire evidentemente un po' troppo gli avversari. Ecco. Mi è balzato all'occhio questo dato. Sì, comunque, ecco, come dicevi, la Reggiana cosa deve temere? Secondo me deve temere la compattezza e anche qualche individualità del Cosenza, perché il Cosenza ha delle individualità di spicco. E quindi, però, insomma, qua c'è abbastanza fiducia, perché a parte quella la pagina ingloriosa di Terni, come dicevo prima, la squadra sta marciando bene, ma sta dando soprattutto un'idea di come dire, di dimensione, di competitività, ecco. Quindi si spera che questo possa durare. È chiaro che, insomma, basta poco. In B lo sappiamo, cioè gli equilibri sono molto sottili e basta pochissimo per salire o scendere. E allora vado da Pietro, perché poi a entrambi vi saluto e vi ringrazio. Il tuo pensiero sul Cosenza lo sappiamo benissimo, una squadra che tu hai detto ben attrezzata, che può lottare, può ambire anche a posizioni al di là della famosa salvezza tranquilla. Però io dico che bisogna camminare con i piedi di piombo, perché lo ha detto anche Nesta, e se lo ricordava bene, lui ha allenato in Serie B, conosce la Serie B. L'anno scorso, o per meglio dire nella passata stagione, guardiamoci sempre chi eravamo per capire dove possiamo arrivare, guardiamo chi è retrocesso sul campo. Quattro formazioni allestite non per lottare per la salvezza, ma per lottare quantomeno per i playoff: Brescia, Perugia, Spal e Benevento. Cioè, tre di queste squadre, Brescia, Benevento e Spal, alcuni anni fa giocavano al Meazza San Siro di Milano e all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, questa è la Serie B, questa è veramente la Serie B. Per cui, Pietro, io credo che per il Cosenza, il mio parere è, prima arriviamo alla quota salvezza e poi vediamo quello che può arrivare. Sì, sono d'accordo, Antonio, non bisogna fare voli pindarici, bisogna tenere i piedi abbastanza fermi in terra, per cui è un campionato, come abbiamo detto più volte, particolare, e dove conta soprattutto la corsa al di là della tecnica, conta la grinta, è un campionato molto molto ostico. Per cui il Cosenza lo scorso anno si è salvato per il rotto della cuffia, lo sappiamo. Quest'anno... Due anni consecutivi. Quest'anno ha allestito una squadra, una buona squadra di Serie B. E poi dopo conta anche la buona stella per poter ambire ai vertici del campionato. La squadra ce l'ha il Cosenza, ripeto, io sono molto fiducioso, però ecco, giustamente Enzo faceva riferimento a quel dato statistico di molti gol incassati nel secondo tempo. È un calo di concentrazione, è un calo fisico, punto di domanda. Sono tutte, come dire, domande a cui Caserta dovrà trovare una risposta. Caserta dovrà dare una risposta, ecco. Allora, siamo in perfetto orario, però sia sì, no, a te. Io però, scusa sì, Antonio. Sì, prego. Lo so cosa vuoi dire. Volevo, sì. Allora, volevo fare un augurio ai miei compaesani di San Lorenzo del Vallo e di Spezzano Albanese. Io sono di quelle zone. Grazie. Michele, non so se mi conosci o mi hai sentito in passato. Sì, sono anche da 25 anni, sono assente da 25 anni, però nel cuore c'è sempre San Lorenzo, Spezzano, per cui il cordone ombelicale non l'ho ancora reciso, per cui sono molto contento di questa iniziativa, di questa
di questo club che è nato, e sono contentissimo anche del fatto che l'avete dedicato a Gianni Di Marzio. Ecco. Poi dopo volevo, siccome conosco anche gli altri componenti del club, Enrico, diciamo che Enrico l'ho tenuto a battesimo al San Vito, ci tengo Enrico a Enrico proprio è malato dal Cosenza. Poi dopo Nicola Marchianò, insomma, sono tutti Nicola, amici, anche. Per cui tantissimi di questi ragazzi li ho tenuti a battesimo al San Vito. Bene, Pietro, però io... I migliori auguri. Ecco. Grazie, ti aspettiamo comunque. Quando scendi, ti aspettiamo. Sarò un vostro iscritto. Quando scendo, grazie. State, se Dio vuole, sarò un vostro iscritto. Pietro, ci dispiace che tu ci debba lasciare, altrimenti poi nella seconda parte daremo molto spazio a questo argomento, no? Però io vorrei congedare sia te che Ezio, perché quando si parla di Cosenza, no, Ezio, tu stasera sei nella tana dei lupi, come vedi, no? Sei un po' circondato, però quando si parla di Cosenza, questa è una figura emblematica, ha compiuto 86 anni. Io ancora quando vado in giro in trasferta e trovo tifosi delle squadre avversarie o sportivi, mi chiedono: ma il frate? Il frate c'è, padre Fedele Pisceglie, che ha fatto 86 anni e al quale abbiamo fatto sui social in qualsiasi modo gli auguri, e oggi glieli rinnoviamo, no? Certo, e tu hai sentito parlare di questa figura, immagino. Io l'ho visto tranquillamente in azione. Chiudo, guarda, con un ricordo personale. Io ero amico di Vasco Tagliavini, che non so se ricordate, ha allenato il Rende, parliamo degli anni 80, direi. Ecco. E lui è reggiano, e quindi lui mi aveva, quando venivo a Cosenza, lui organizzava tutto, mi mandava di Pignano dal Cugino, non so se esiste ancora il ristorante Il Cugino, venivano a prendere. Ma non era a Bisignano. Prego? Esiste, ma non è a Bisignano, è a Di Pignano. Sì, non lo ricordo bene il nome, forse si è sentito male. No, è per dire, io andavo su lì, e una volta sono andato su anche con Vasco, erano serate straordinarie. Questo ristorante, mi ricordo, c'era questo oste, questo titolare che diceva: io sono un discendente dei Bruzzi, aveva tutte le foto dei personaggi politici, lui era un comunista, aveva tutte le foto di, non so, Berlinguer, Pagliette, insomma, che erano stati nel suo ristorante, con orgoglio. Ecco, questo è così un ricordo, già che, insomma, parliamo degli anni 90, qua. Non so, di Pignano si saliva un bel po', insomma, mezz'ora. Sì. Si passava quindi... Laurignano e dopo di Pignano. Sì, quindi per dire che, insomma, ecco, Cosenza fa parte, diciamo, del mio album di 35 anni, insomma, di trasferte a seguito della Reggiana. Pietro, per te, padre Fedele. Io vorrei ricordare un qualcosa che è legato anche al tuo paese natale. Lo so. Perché quando era giovanissimo, padre Fedele, era presidente di una squadra di calcio di Acri. Adesso non mi ricordo il nome di questa squadra. Allora qui tu mi riporti a essere giovincello, perché padre Fedele Pisceglie è stata una delle icone della mia gioventù, praticamente, perché lui celebrava messa nella frazione, nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Montagnola, ad Acri. Montagnola si chiamava, e poi diventò polisportiva acrese e fece anche delle battaglie sociali importantissime per quella frazione, per portare, diciamo, l'elettricità, le fognature. Ecco, fece padre Fedele, ci sarebbe da raccontare che lui poi passò al convento dei Cappuccini della Basilica Minore, attualmente di Sant'Angelo, e quando c'erano da affrontare i lavori di restauro, insieme con altri concittadini di Acri, portarono per la prima volta le spoglie di Sant'Angelo, all'epoca Beato Angelo, in America. Lui fu grande promotore, con i soldi raccolti da quel viaggio
fu ristrutturata davvero in maniera esemplare ed oggi è davvero una basilica e un convento da visitare, non perché è il mio paese, ma è bellissima veramente da vedere la Basilica Minore di Sant'Angelo d'Acri, davvero che meta di pellegrinaggio di tanti tanti fedeli. E lui è stato un grande, grandissimo protagonista di Acri, prima poi di ritornare a Cosenza, ovviamente. Me lo ricordo che era presidente della Montagnola, mi ero dimenticato del nome della squadra. Si giocava in terza categoria, io ero un bambino, sì. Quindi parlo di tanti, tanti, tanti anni fa. Anni 70, sì. È vero, Pietro, è vero. Bene. Per cui me lo ricordo ancora, mi ricordo anche un episodio, poi dopo quando saremo internosti te lo racconterò, questo episodio. Va bene. Guarda, Pietro, ripercorrere credo la vita di padre Fedele Biceglia ci vorrebbero 4 trasmissioni e non basterebbero, perché davvero ha fatto tantissime cose. Io ti ringrazio, Pietro, e ovviamente noi ci teniamo sempre in contatto, perché tu quest'anno, come vedi, fai parte della nostra famiglia. Grazie ancora per il tuo intervento, grazie anche ad Ezio, gentilissimo Ezio, come vedi qui è come se parlassimo tra amici, insomma, certo, in maniera cordiale e tranquilla. Certo, no, trasmissione molto simpatica, veramente, complimenti. Grazie Ezio Fanticini da Reggio Emilia, e spero poi ovviamente al ritorno di sentirci prima e di vederci allo stadio della città del tricolore. Bravo, perché così, io prima ho parlato della città del tricolore, i nostri tifosi così sono contenti e sono tranquilli. Allora, vedi, si incontrano la squadra dove è nato il tricolore, che è Reggio Emilia, e la squadra della città dei fratelli Bandiera, che hanno fatto anche loro la storia d'Italia, per cui anche abbiamo trovato anche un connubio storico tra Reggio Emilia e Cosenza. Grazie a Ezio Fanticini della Gazzetta dello Sport, grazie mille, buona serata. Grazie, ovviamente salutiamo anche Pietro Diodati da Lecco. Grazie Pietro. Grazie. Se vuoi restare, adesso io ti faccio vedere. Vabbè, ci ha lasciato. Se vuoi restare, ti saluto, però ti faccio vedere qualcosa di molto bello per parlare di quello che ci sarà domenica, per l'appunto, nella sala consigliare del comune di Spezzano Albanese. Guardiamolo insieme. Va bene. Ultima storia, ci tenevo davvero di cuore a ringraziare gli amici di Spezzano Albanese e di San Lorenzo del Vallo in provincia di Cosenza, perché, in particolare Michele, perché hanno deciso di intitolare il primo club di tifosi a mio papà Gianni, e quindi è nato in queste ore il Cosenza Club Gianni Di Marzio, quindi ringrazio le istituzioni dei due comuni, il Cosenza Calcio, il Centro Coordinamento Club Cosenza, e quindi siamo come famiglia molto molto felici e saremo presenti, sia io che mia mamma, saremo presenti domenica ne avremo 12 alle 17:30-18 proprio nella sala consiliare del comune di Spezzano Albanese per questa cerimonia di inaugurazione. E davvero grazie per il pensiero che i tifosi del Cosenza hanno avuto nei confronti di papà. Michele. Gianluca è una persona veramente molto umile e ha un cuore proprio immenso. E non lo dire a chi lo conosce, lo ha visto muovere qui a Padova i primi passi da giornalista, credimi. E abbiamo parlato di due icone, stiamo parlando di due icone del Cosenza Calcio, cioè uno dagli spalti in ogni forma in citare e uno che invece come allenatore, come dirigente davvero ha reso grande. Ma io Di Marzio, quando si parla di Di Marzio, ricordo sempre una cosa, l'ho detto tante volte e forse sarò ripetitivo: un uomo che allena Palermo, Catania, Catanzaro e Cosenza, che sono 4 storiche
città calcisticamente rivali, e riesce a far scamare sulla sua bara. Io c'ero al suo funerale, ho visto i vessilli, quello del Cosenza l'ho deposto io personalmente, un cappellino a cui tenevo tantissimo, e vedere le sciarpe, le maglie di Palermo, Catania, Catanzaro e Cosenza, davvero fa capire la grandezza, Renzo, di questo uomo. Gianni Di Marzio è stato unico nel mondo del calcio, di un'intelligenza, di una vivacità, di un'intraprendenza incredibile, immensa. Gianluca qualche volta veniva da bambino lì a giochicchiare nel San Vito, ce lo ricordiamo tutti, lui è rimasto affezionato e attaccato al Cosenza come se fosse il presidente di un club cosentino. Gianluca è un vero tifoso del Cosenza e non lo nasconde nemmeno, cioè nel senso lui quando parla di calcio il Cosenza ce l'ha sempre nel cuore, perché la famiglia di Marzio a Cosenza si è trovata benissimo, è rimasta nei cuori di tutti i cosentini ed è sempre presente nel cuore dei tifosi. Gianni poi in modo particolare, Gianni Di Marzio è stato veramente un'icona del Cosenza Calcio nei tempi belli, l'uomo che ci ha fatto vivere il grande calcio. Sicuramente il ritorno in Serie B, mai più prigionieri Di un di un sogno, incubo, e mai più io vi dico prigionieri una di cosa, sogno. mai più prigionieri di un sogno, ecco. E io vi dico una cosa, che abbiamo parlato di Padre Fedele, stiamo parlando di Gianni Di Marzio, dopo questo turno il campionato di Serie B si ferma, ci avviciniamo ad una data che purtroppo non ci ricorda belle cose calcisticamente parlando a Cosenza. Mercoledì prossimo, nella prossima settimana, non ci saranno Riflettiamo sulla Serie B, ma stiamo preparando con Emilio Panio e anche con altri ospiti una puntata per ricordare Donato Bergamini, perché il 18 era di sabato, anche quel maledetto 18 novembre del 1989, abbiamo perso un ragazzo più che un calciatore, più che un esponente del calcio. Abbiamo perso un ragazzo e questa è una ferita molto, molto lancinante ancora, anche se sono passati 34 anni. E noi lo vogliamo ricordare, non ci interessano gli aspetti, lo dico subito, giudiziari, perché quelli spettano alla magistratura. Noi ci interessa parlare di chi era Donato Bergamini, come uomo, come persona, come calciatore. Ecco, ve lo ricordo, questa trasmissione la prossima settimana, sia sui social, sia poi su Media Sud e su, ovviamente, Italia Cable. Per cui, come vedete, stiamo ripercorrendo un po' la storia di questi colori a cui noi siamo attaccatissimi. Michele. Sì, infatti lo vedo. Donato Bergamini è un'icona per Cosenza. Purtroppo sappiamo tutti quello che è successo, ma no, non parlo in forma giudiziaria. Ok, ci ha lasciato troppo, troppo giovane. Secondo me era un ragazzo che avrebbe fatto molta carriera, sia come calciatore, come tutto. Almeno per quello che io ho potuto vedere, perché io non l'ho conosciuto, ero bambino quando era un ragazzo umile, era un buon giocatore. E come Un di fatti grande dopo 34 giocatore. anni, un grande giocatore. Dopo 34 anni. Una grande persona che viene ricordata. Renzo, è una ferita che resta sempre aperta, comunque, questa per Cosenza, però è giusto tenere sempre i riflettori accesi, no? Sì, sono passati 34 anni, ancora è lì che si parla di Donato Bergamini, di quello che è successo, si cerca la verità, si discute,
ma lui rimane sempre un ragazzo meraviglioso che faceva parte di un gruppo meraviglioso. Quella squadra è stata la squadra più unita della storia del Cosenza. Sono ancora oggi amici fraterni, tutti fra di loro, e non manca occasione da parte di Simoni o di Lombardo, di altri, di ricordare Donato Bergamini, quello che era e quello che è stato per il Cosenza. E per questa ferita che ancora non si riesce a cicatrizzare, la sua morte, che aspetta di capire la famiglia che cosa è successo quel giorno sulla strada 106. Sicuramente, ne parleremo, ripeto, la prossima settimana in una puntata speciale e stamattina proprio mi sono sentito con Gigi Simoni che ringrazio veramente di cuore per la sua disponibilità. Lui addirittura si sta adoperando, mette all'asta delle magliette, Sì, diciamo, non fa le aste con delle magliette. per sostenere le spese della famiglia Bergamini alla continua ricerca della verità, ripetiamo, la verità Posso dire, a giudiziaria. proposito delle Prego, aste, voglio prego, prego. dire una cosa. Simoni sta facendo una cosa meravigliosa che sottolinea la sua bontà d'animo, il suo grande amore verso la famiglia Bergamini e per tutto quanto. Ma sapete chi è il più grande? Il sostenitore più grande di queste aste, cioè colui il quale sta comprando una dietro l'altra tutte le maglie che Simoni mette all'asta, è un piccolo imprenditore di Cosenza, dal grande cuore però, Sergio Gianni del Giudice, che è un personaggio incredibile, che ha scritto un libro sulla sua storia perché ha avuto un male da cui è uscito alla grande. E ha scritto un libro, Amati sempre. Questo signore, quest'amico, Sergio, un amico, sta comprando quasi tutte le maglie che Simoni mette all'asta. Credo che sia arrivato a qualche decina di migliaia di euro speso per le maglie. E non lo fa per le maglie, lo fa per sostenere la battaglia di Donata Bergamini. Beh, ne parleremo, ripeto, la settimana prossima perché è doveroso quando si avvicina la data del 18 novembre ricordare un ragazzo che ci ha lasciato prematuramente, che ha vestito i colori del Cosenza, ce li aveva addosso perché lui era uno dei tanti giocatori di quel gruppo che parlava Renzo, me l'ha confermato, ti ripeto, stamattina ho avuto modo di chiacchierare a lungo con Gigi Simoni. Lui era uno di quelli che quando era squalificato andava in curva e ci sono le foto, ci sono tante Certo. foto di Bergamini che andava in curva. Ecco, per cui un ragazzo che amava Cosenza non solo dal punto di vista calcistico perché era la sua squadra, ma perché amava questa città e questi colori. E noi dobbiamo sempre ricordarlo, Donato, come dobbiamo ricordare anche Massimiliano Catena, non ci dobbiamo mai assolutamente dimenticare di loro. Ritorniamo, visto che siamo Pietro, e a questo punto mi sa che ti salta la cena. Sì. Io vi Grazie saluto, Pietro. grazie Antonio, grazie, saluto Renzo, saluto Michele e porto i saluti miei a tutti i soci del club di Spezzano e di Sarà San fatto, Lorenzo. sarà fatto. Ok? E poi Sarà dopo fatto, la grazie. tessera la puoi conservare per quest'estate a nome mio perché mi iscriverò tranquillamente. Grazie. Ok? Io vi saluto. Grazie. Il Grazie. tuo Buona serata. sogno continua, il Lecco e il Cosenza sono entrambi in Serie B, Sì, quello sì. E secondo me ci resteranno. Spero che il Cosenza salga. Sarà difficile, però Vabbè, facciamo un passettino alla volta. i sogni aiutano a vivere meglio. Facciamo un passettino alla volta. Grazie Pietro, Ciao, buonanotte, saluto a grazie ancora. tutti. Grazie Ciao, buonanotte. Ciao. a Pietro Diodati da Lecco. E allora siamo quasi in dirittura d'arrivo. Allora, Michele, abbiamo sentito il ringraziamento di Gianluca Di Marzio. Dobbiamo parlare di questa inaugurazione, di questa bellissima iniziativa. Domenica, lo ha detto già Gianluca, ma riferisci un po' quello che sarà un po' il leitmotiv di questa domenica che arriva dopo la partita con la Reggiana, ci saranno anche esponenti del Cosenza Calcio, del Centro Coordinamento Club. Ecco, a te la parola, dai, non ti rubo nulla assolutamente.
Ah no, ci saranno, hai già detto tutto comunque, ci saranno esponenti del Cosenza Calcio, ci saranno gli esponenti del Centro Coordinamento Club, al quale ringrazio veramente tanto, soprattutto Massimiliano Pesce, che è l'attuale presidente del Centro Coordinamento Club, che mi ha dato una mano, proprio una mano grande per aprire questo club qua, che in pratica è il secondo club che io apro. Perché il primo l'ho aperto in Svizzera, il club di Zurigo. Eccolo qua, eccolo, c'è Marco Acri che ti saluta, Marco Acri da Zurigo, No. eccolo. E lui è adesso l'attuale presidente del club di Zurigo. Io e lui abbiamo fondato il club di Zurigo 4 anni fa. Li trovo spesso, vi trovo spesso in trasferta, poi logicamente loro vanno nel settore ospiti, io vado in tribuna, però trovo gente da Stoccarda, da Francoforte, da Innsbruck, da Salisburgo. Bello, troppo bello, è Abbiamo troppo bello sentire fatto la gente. Bello. una marea di trasferte con il club di Zurigo, proprio una marea di trasferte impensabili proprio. E niente, ritornando al club all'inaugurazione di domenica, ci saranno le istituzioni, Gianluca Di Marzio con la mamma che hanno voluto fortemente la presenza. Sono super contenti, ci siamo sentiti anche stamattina con Gianluca, mi ha detto, oh, Michè, ma allora è confermato, ho detto sì, tranquillo che è confermato. Veramente persone umili e gentilissime. E niente, facciamo con le istituzioni e facciamo questa inaugurazione. Poi il club nasce come tipo per sostenere il Cosenza, però nasce anche come quello che un po' il Cosenza ci ha imparato a noi tifosi, cioè ad essere un impegno sul sociale, ad aiutare nel sociale, come la tifoseria cosentina fa. Nasce anche come aggregazione, specialmente come aggregazione, a togliere tanti, perché in questa settimana si sono iscritti veramente un sacco di ragazzi, ma un sacco di ragazzi. È proprio, questa è una cosa positiva, perché il nostro intento è quello di togliere i ragazzi un po' dalla strada, avendo una sede dove si può riunire, si può giocare a carte, si può discutere, si può parlare. Questo è anche lo scopo. E soprattutto chi non va in trasferta, chi non va al San Vito può guardare le partite del. Sì, quello senz'altro, quello già lo stiamo facendo. Mi Quello già dici lo al stiamo facendo. momento, Michele, mi dici al momento quanti iscritti avete? Allora, al momento saremmo 60 iscritti. Però, chiaramente, Però 61 con Pietro allora, 61 con sì, Pietro. 61 completo. Calcolando che l'abbiamo aperto più o meno 10 giorni fa, neanche 10 giorni fa. Bene, Renzo, queste sono sempre le cose belle del calcio, io le Assolutamente. promuovo. Saluto Floro Arnone che dalla Norvegia non ci fa mancare il suo apporto. Come vedi, i colori rosso-blu sono dappertutto. Dappertutto, Grazie dappertutto. Floro, sempre presente. No, scusami Renzo, vai. Sì, no, sono cose bellissime. Un tempo l'attività dei club era molto più costante, più puntuale, più sentita. Poi c'è stato un periodo in cui un po' di situazioni hanno un po' scoraggiato la partecipazione, addirittura la nascita di nuovi club non si vedeva da qualche tempo. Ultimamente c'è una ripresa della partecipazione dei club cosentini, che poi sono quelli della provincia, perché per riempire il San Vito è necessario che ci sia la presenza dei club della provincia che scendono a vedere le partite del Cosenza. Un po' la televisione in questo ci ha penalizzato, però la presenza allo stadio è una cosa importante. Lo stadio si riempie solo se la provincia partecipa. Quest'anno vedo che il Cosenza sta, come dire, aiutando con la presenza ad andare in giro per la provincia a farsi vedere, a fidelizzare, a incoraggiare a venire allo stadio, perché i cosentini, Cosenza città,
fa quello che può, 6 Milan, Lo zoccolo 7 duro, Milan, lo zoccolo duro. esatto, è lo zoccolo duro, ma quando si muove la provincia, allora sì, si diventano 18-20 Milan. Se non si muove la provincia, saremo destinati a restare 6, 7, 8 Milan, non di più. Però Renzo, adesso è stato mettiamo che in quel brutto secondo tempo della partita di sabato scorso, no? Ci mettiamo anche questo dato che a me ha fatto paura, perché 4.200 presenti al San Vito sono davvero pochi. Allora, io sono stato uno di quelli e tuttora dico che il Cosenza come società ancora ha delle mancanze, si deve strutturare, per l'amor di Dio, però per 3 stagioni abbiamo continuato a gridare, la gente non va allo stadio perché non c'è una squadra costruita adeguatamente. Cioè, signori, adesso quest'anno l'asticella si è alzata come qualità, poi è chiaro che devono arrivare anche i risultati, però 16 punti a questo punto del campionato nelle ultime 3 stagioni ce le sognavamo. Allora, non è che si gioca alle 14 di sabato, non è l'orario, non è la Feralpi che sicuramente non era una grande avversaria. Però 4.200 spettatori a San Vito sono davvero poca, poca cosa. Però la storia ci dice pure che il grande tifo cosentino partecipa quando c'è da giocarsi qualcosa. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, 2 anni fa, quando c'è da lottare per un obiettivo, la gente si stringe intorno a Cosenza. Io questo fatto che a Cosenza si continui a dire che questa squadra si deve solo salvare, a me non sta bene, perché questa è una squadra che ha delle potenzialità ancora inespresse, che nel momento in cui verranno fuori, è una squadra che può tranquillamente arrivare, diciamo, nella seconda fascia della classifica. Io la divido tra 6, 6, 6. Cosenza può arrivare dal sesto all'ottavo posto tranquillamente, quindi partecipare ai playoff. Ci sono le qualità tecniche, ci sono, ci sono. C'è anche qualche problema da mussare, qualcosa da risolvere, però la squadra ha una qualità incredibile. Cioè, io non so se ci sono squadre in Serie B che hanno il reparto offensivo forte come quello che ha Cosenza. Io non lo so se c'è una squadra che ha Canotto, Marras, Mazzocchi, Tutino, forte, e chi più ne ha Canotto. più. E non lo so se c'è una squadra che ha questa rosa di attaccanti. Ancora la gente pensa che ci manca il difensore, non ci manca nulla, ci manca la convinzione che questo è un gruppo che può arrivare a fare i playoff. Lo può fare. Renzo, posso rubare una battuta di un vecchio presidente? Ci manca l'amalgama, Quella non si compra, quella non si no? compra, quella si costruisce nello spogliatoio. Quella si costruisce Allora, nello spogliatoio. siamo quasi addirittura d'arrivo, è stato davvero piacevole, come vedete un'ora ci è volata via, però Renzo è importante sabato, importante che il Cosenza, io credo che quel secondo tempo farà riflettere moltissimo, avrà fatto riflettere Caserta e avrà fatto riflettere i giocatori. Io mi aspetto sabato una grandissima prestazione del Cosenza, perché quando ovviamente c'è da dimostrare, perché io quest'anno ancora a San Vito non l'ho visto il Cosenza, però vi posso assicurare, è vero che abbiamo perso 2 partite col Brescia e con la Sampdoria, però quando troviamo squadre che ci lasciano giocare, come abbiamo fatto a Venezia, a Palermo, a Pisa, anche alla Spezia, e come diceva Renzo, il Cosenza offre un potenziale non da tutti e facciamo paura sicuramente a molti. Sai qual è il problema? Qualcuno dice, ormai sono già 11 giornate, gli avversari ci studiano, ognuno studia l'avversario e quindi sanno prendere le contromosse. Bene, noi dobbiamo avere un piano B alle loro contromosse. Il Feralpi ci aveva studiato, non ci ha attaccato, ci ha aspettato e nelle ripartenze sulle seconde palle ci ha fatto male. Noi dovevamo avere pronto un piano B, cioè chiamare la squadra indietro.
e aspettare. E questo non c'è stato. Però, sai, abbiamo solo buttato la palla avanti, che è il loro gioco. Ci hanno aspettato. Certo, però sai Renzo, questo è un campionato lunghissimo, un campionato estenuante, anche queste partite che comunque in altre circostanze magari avremmo perso, abbiamo portato a casa un punto importante. Sì, no? Ottimo, per come è andata la partita il punto è meraviglioso. Ecco. Allora, davvero stanno continuando ad arrivare tantissimi messaggi, chiaramente Lorenzo Franchini ne sta passando più che può, Antonio Trioli da Spezzano Albanese, adesso abbiamo Francesco Fusca da San Lorenzo del Vallo, con tanti saluti ovviamente. Bene, davvero molto bello. Io a questo punto vi devo chiedere un pronostico su sabato, no? Però tutti quanti ci aspettiamo davvero che dopo quel secondo brutto tempo ci sia una grande risposta da parte del Cosenza in campo e mi auguro da parte dei tifosi sugli spalti, perché davvero c'è bisogno anche, è vero, quando la squadra non raccoglie quello che ci si aspetta, magari c'è un po' di delusione, un po' di amarezza con l'organico che abbiamo. Però questo è un campionato difficile, cioè dove abbiamo visto che il Lecco va a vincere a Palermo, il Lecco che aveva preso 3 gol a Cosenza, cioè è un campionato davvero molto molto difficile, lungo ed estenuante, per cui bisogna andare di gradino in gradino. Partita. No, io faccio mia la filosofia di Casetta, che dice che quasi sempre il risultato è figlio della prestazione. Quindi se noi facciamo la prestazione con la Reggiana portiamo a casa i 3 punti. Ma dobbiamo fare la prestazione, perché siamo una squadra che ha le potenzialità per fare sempre la prestazione. Michele, la voce dei tifosi. Anche io sono d'accordo con Renzo. La prestazione comunque se... Per me la dobbiamo fare sabato con la Reggiana, ma specialmente il 25 la dobbiamo fare la prestazione. Il 26 gioca di domenica, 26 alle 16:15. Sì. Ma contento pure di un pareggio sabato, però il 26 là ci vogliono i 3 punti. È il derby, ma ne parleremo più avanti quando ritorneranno. Riflettiamo sulla Serie B il mercoledì. Ha fatto tutto comunque, veramente. Invito veramente tutta la tifoseria cosentina a stare vicina alla squadra, perché quest'anno veramente l'organico c'è, è stato fatto un progetto, e quindi state vicino alla squadra. Non devono essere solo tifosi occasionali, cioè che quando giochiamo il derby col Catanzaro riempiamo lo stadio, quando c'è da la finale play-out riempiamo lo stadio, non dico di riempirlo sempre, però almeno, come dicevi tu prima, 4.500 persone non va neanche bene. E poi magari vogliamo la squadra fatta bene e tutto quanto. Assolutamente. Allora io dico sempre una cosa, Michele e Renzo, è un po' di anni che seguo soprattutto in trasferta, perché vivendo a Padova la seguo in trasferta, sono venuto diverse volte anche al San Vito, però ricordiamoci chi eravamo negli ultimi 3 anni, cosa abbiamo sofferto. E prendiamoci quello che abbiamo, perché sì, i problemi non sbagliano mai, chi si accontenta gode. Io ho detto che quest'anno voglio una salvezza tranquilla, poi arriviamo a quella quota e prendo in prestito delle parole di un direttore sportivo di una squadra a me vicina qui, il Cittadella, Marchetti, ogni anno che parte dice: io prima mi devo salvare, poi vediamo quello che viene. Sì. Ha fatto 6 volte i playoff e 2 volte è andato vicinissimo alla Serie A. Per cui prendiamoci quello che arriva, quello che viene di buono, e poi pensiamo al futuro. Bene, Renzo Andropoli, grazie mille per la tua deliziosa, grazie, esquisita gentilezza di aver partecipato. Spero di averti più avanti ospite ancora per disquisire sul Cosenza e, come vedi, a 360 gradi sulla Serie B anche.
È stato un piacere, quando vuoi. Grazie a Michele Scorza, cosa ti posso dire? Auguri in bocca al lupo, davvero, e lunga vita al lupo, perché ormai lo sai, il mio famoso proverbio, no? Ho detto per domenica, e purtroppo non ci posso essere di persona perché sono qui a Padova, però un abbraccio a Gianluca, un abbraccio a tutti voi Grazie. del club per il meraviglioso lavoro che state facendo, e spero poi la prossima settimana anche di far vedere delle immagini bellissime che mi arriveranno da Spezzano per questa Come inaugurazione del club. no, senz'altro. Senz'altro, poi ti mando tutto quanto. Colgo l'occasione anche per ringraziare veramente i ragazzi che sono giù, perché io mi trovo per lavoro a Ferrara in questo momento e scendo domenica per l'inaugurazione. Un ringraziamento veramente a tutti i ragazzi che si stanno dando da fare per organizzare il tutto per il meglio. Poi un altro ringraziamento alle due amministrazioni comunali per la disponibilità su tutto. Hanno dato veramente disponibilità su tutto quanto l'evento, alla famiglia Di Marzio e al Cosenza Calcio e al Centro Coordinamento Club. Veramente grazie a tutti per... Non pensavo che era... Non avrei mai pensato che ero appoggiato da tutti quanti così forte. Veramente Ma grazie a tutti quanti. i colori del Cosenza Calcio, il rossoblu, fanno di questi miracoli, no? Fanno questi miracoli. Poi Spezzano Albanese, guarda, Michele, tu sei sicuramente più giovane di me. Ti farò vedere delle immagini, le riproporrò perché ce l'ho nel mio archivio, girato dal mio carissimo amico Tonino Montalto. Io ci venivo 30 anni fa, quando il Cosenza, quando doveva giocare sul campo, Venivano ragazzi, sì. veniva al giovedì a fare, perché si giocava di domenica, e ho dei bellissimi ricordi perché le uscite del Cosenza Spezzano non è perduto mai neanche una, per cui Io ero bambino e c'ho le foto con Marulla, con Biagioni, con con sì, Compagni, con con c'ho Napoli, tutte cioè le con lei foto, e io ero di Reja. piccolino, io facevo racchetta palle io quando giocavo al Cosenza. C'ero anche lì. Grazie a Michele Scorza, sei davvero in Grazie arrivo. Grazie a Renzo Andropoli. Dalla a voi. A te. regia Lorenzo Franchini, grazie a Giuseppe Rampazzo per la grafica, grazie ad Andrea Doriani per il coordinamento tecnico, grazie ai tecnici della messa in onda di Mediasud Italia Cable a Luzzi, provincia di Cosenza. Da parte di Antonio Palopoli la più cordiale buonanotte. Il lupo non muore mai. Prossima settimana con lo speciale su Donato Bergamini, ovviamente. Dalla regia Lorenzo Franchini, con la più cordiale buonanotte, può mandare in onda la sigla di chiusura. Grazie. Thank you.